Attraverso la voce di Franco Polidori vi giungono le immagini della sesta edizione Paleo Quattro Canti del Pinocchio, in occasione del ventennale la fondazione del gruppo Donatori di Sangue Frates di San Miniato Basso. Una giornata di festa, questa del 4 giugno 1989, un programma appunto organizzato dal comitato locale dei donatori di sangue in collaborazione con e con il patrocinio del comune di San Miniato. Le prime immagini si riferiscono alla prima contrada che sfila per le strade di San Miniato Basso, che raggiungeranno poi una delle piazze principali del paese, ovvero la contrada di Fontevivo. Ma mentre le immagini seguono appunto l'ingresso di questa contrada dai colori biancorossi, voglio ricordare anche quello che è stato il programma così intenso preparato dai donatori di sangue Frates di San Miniato Basso, con un torneo di pallavolo organizzato in collaborazione con la Folgore, uno spettacolo che si è avuto appunto nei locali e nel piazzale antistante la sede dei donatori di sangue, una sfilata di moda, la premiazione dei donatori di sangue benemeriti, una mostra di trattori e locomobili d'epoca. Poi il programma è proseguito questa mattina con alle 9 la donazione del sangue, alle 10 il raduno e sfilata dei mezzi di soccorso, alle 11 la Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di San Miniato, Monsignor Edoardo Ricci. E sempre nel corso della messa è stata effettuata la benedizione dei vessilli delle contrade. È il momento invece ora del corteo storico, il corteggio così come viene detto, a cui farà seguito nel tardo pomeriggio la pallonata in costume, durante la quale verrà assegnato il palio, la sesta edizione. Alle 21 ci sarà una grande cena di chiusura, alle 23 il lancio della mongolfiera. Ecco, è questo il programma, è questa la festa che tutta San Miniato Basso, e non solo San Miniato Basso, si riunisce qui per vedere da vicino i protagonisti, anche l'inventiva e la storia anche di questo paese sempre più grande del comune di San Miniato. Il sesto vessillo quest'anno è stato dipinto dal pittore Giorgio Giolli, a cui i donatori di sangue hanno già manifestato il loro apprezzamento per l'opera appunto espressa in questo dipinto. Voglio anche ricordare quelle che sono state le precedenti vittorie delle contrade nell'Albo d'Oro. Nel 1984, nel palio di apertura, la contrada Casale vinse così la prima volta, iscrivendo appunto il proprio nome nell'Albo d'Oro. Nel 1985 fu Scoccolino, ancora Casale nel 1986. Fontevivo vinse la quarta edizione nel 1987, ancora Scoccolino l'anno scorso nell'88. Due vittorie quindi cada uno per Scoccolino e Casale, una per Fontevivo. Manca ancora l'appello alla contrada di Faugnana. Vedremo questo pomeriggio come andranno un po' le cose al campo dove è stato predisposto e è stato allestito appunto il terreno di gioco per la pallonata in costume. Ma torniamo su quello che è la sfilata che, come avrete capito, può contare sulla partecipazione delle quattro contrade. La contrada di Fontevivo è quella che quest'anno apre, diciamo, il corteggio storico. Poi ci saranno tutte le altre, quindi Casale, Scoccolino e Faugnana. Fontevivo è la contrada che ha aperto la sfilata. Ospiti di questa contrada sono le chiarine, i tamburini e gli sbandieratori di Montopoli. Ogni contrada riesce infatti a portare con sé qualche
qualche altro rappresentante storico anche degli altri paesi circondari. La sfilata di Fontevivo parte con una prima parte riservata al Papa e ai Vescovi, una seconda parte dedicata ai popolani, una terza parte alla corte di Federico Barbarossa, una quarta parte al carro della tortura. E questa è l'essenza della sfilata della contrada di Fontevivo, colori rosso-bianchi. L'argomento della sfilata, Federico II e Pier della Vigna, forse uno dei personaggi più conosciuti della storia samminiatese, collegata proprio alla rocca di Federico Barbarossa. San Miniato, spiega Fontevivo, era la sosta d'obbligo dell'imperatore Federico II, seguito dal suo staff delle pubbliche relazioni, diretto da Pier delle Vigne, maestro e curatore dei documenti politici. Federico II cresce sotto la tutela di Innocente III e avrà di fronte ben 5 pontefici: Innocente III, Gregorio IX, Celestino IV, Innocenzo IV, Onorio III, quasi tutti si raffiguravano come suoi avversari. È quello che abbiamo visto appunto nelle immagini precedenti. La storia della contrada, quello almeno che presenta quest'anno Fontevivo, continua nel secondo quadro con le popolane. Lo possiamo vedere da queste immagini, uno spaccato abbastanza reale di quel periodo. Infatti sono i periodi dal 1190 al 1250, cioè nel periodo in cui viene narrata un po' la storia di Pier delle Vigne. Ed ecco qui infatti in bella evidenza il cartellone che indica Federico II e la corte. Continuiamo comunque a spiegare quello che ha voluto rappresentare la contrada di Fontevivo. Nel 1241 Federico II nominò il castello di San Miniato prigione di Stato e ordinò la persecuzione di personaggi di grande prestigio. Tra i prigionieri vi erano due cardinali, Jacopo da Palestrina, Ottone d'Inghilterra e 4 vescovi. Pier delle Vigne, che era il San Pietro dell'imperatore, così spiega ancora Fontevivo, parve coinvolto nel complotto per avvelenare Federico II, il quale in un primo momento lo fece imprigionare nella rocca di San Miniato. In seguito lo torturò con carboni, ferri ardenti e acqua bollente. Federico II morì nel castello fiorentino nel 13 dicembre nell'anno 1250. Ed ecco la parte dedicata sempre alla corte di Federico. Il palio ha sempre avuto successo in tutte le edizioni in cui ha avuto corso. Un palio che si diverte moltissimo non solo nel corteggio storico che avviene come nel programma stabilito dal comitato organizzatore nel pomeriggio della prima domenica di giugno, ma anche nella pallonata in costume. E Fontevivo si è dimostrato sempre una contrada molto battagliera, anche se ha dovuto per il momento accontentarsi di una sola affermazione rispetto alle altre due affermazioni che invece hanno colto le contrade di Casale e Scoccolino. Qui vediamo ancora altre immagini che si rifanno alla corte di Federico e quindi a quelli che erano i notabili, a quelli che rappresentavano il potere di quel periodo. Fontevivo non ha voluto trascurare il minimo particolare nella ricerca storica e nella ricerca anche dei costumi. Una paziente opera appunto di ricostruzione anche scenica, una coreografia abbastanza curata che culmina poi con alcune invenzioni che le contrade ogni anno riservano al pubblico presente al Palio dei Quattro Canti. Ed infatti se Fontevivo negli anni passati ha rappresentato molto bene alcune pagine della storia samminiatese, e fra cui anche la fonte, diciamo, da cui deriva appunto il nome di Fontevivo, ecco nel finale della sfilata di Fontevivo
una chiara dimostrazione di quello che Fontevivo ha voluto dare quest'anno, e cioè il carro della tortura, dove appunto Pier delle Vigne, che come dice Fontevivo era il San Pietro dell'imperatore, è coinvolto in un complotto, venne torturato. Il carro della tortura, e qui Pier delle Vigne venne torturato con carboni, ferri ardenti e acqua bollente. Una ricostruzione scenica abbastanza singolare, non priva di effetto, abbastanza, dal punto di vista visivo, diciamo abbastanza particolare. Infatti vediamo che anche gli stessi personaggi sono coinvolti in questa rappresentazione teatrale. Infatti ogni contrada, e qui Fontevivo ne sta dando un'ampia dimostrazione, ogni contrada dà molta importanza anche alla rappresentazione scenica. Ed ecco appunto, se le telecamere potrebbero anche avvicinare un pochino più il particolare della tortura, del carro della tortura, abbiamo visto appunto il povero Pier delle Vigne perfettamente truccato, diciamo, sotto le ingiustizie dell'epoca, ingiustizie che appunto erano ferri ardenti, carboni e acqua bollente. Non si andava, insomma, per il sottile in quel periodo, pur di far confessare l'eventuale colpevole di un complotto o di qualsiasi macchia che poteva essersi, macchia di qualsiasi che poteva essere continua ancora Fontevivo nella sua rappresentazione. Ha finito però la sua sfilata, che ha visto la partecipazione di circa oltre 100 figuranti, mentre ora entriamo nella seconda rappresentazione, la seconda contrada, ovvero, se non andiamo errati, nella contrada di Scoccolino, che ha invitato per l'occasione, nella sesta edizione del Palio, gli sbandieratori di Ponte Elsa. Scoccolino ha vinto due volte il Palio, nel 1985 e l'anno scorso nel 1988. Scoccolino ci ha divertito anche nelle altre precedenti edizioni con alcune sue originali idee nel corteggio storico, e quest'anno ci prepara ancora una sorpresa. Ma intanto seguiamo con queste immagini le prodezze, diciamo, di questi sbandieratori di Ponte Elsa. Molti sono i gruppi in Toscana che riescono a dare un grosso apporto a varie manifestazioni in tutta la regione, con gli sbandieratori, con le chiarine, con tutto quello che rappresenta la storia del Medioevo e non solo del Medioevo. Sono tutte manifestazioni spontanee che sono uscite in questi ultimi anni. Buona parte provengono anche dal comprensorio del cuoio, ma certe tradizioni si riscoprono un po' ovunque. Scoccolino quest'anno presenta qualcosa di diverso, presenta un tema abbastanza particolare, cioè una giornata dedicata alla mietitura. Vi saranno molti quadri che Scoccolino ha presentato per i propri sostenitori dei colori bianco-verdi, ma anche per quanto riguarda il pubblico e gli abitanti di tutta Samignato Basso. Qui vediamo raffigurati i pali conquistati dalla contrada di Scoccolino.
mentre comincia a entrare il primo quadro, così i nostri contadini mietevano il grano nei primi anni del 1800. Ed ecco il primo carro, saranno in tutti i cinque i carri che rappresenta Scoccolino, un carro dove si vede benissimo che cos'è, una perfetta riproduzione di un campo di grano, ed è qui che si svolge la giornata di mietitura organizzata da Scoccolino. Per ravvivare, diciamo, questa rappresentazione, Scoccolino si è rivolto anche ad alcune prestazioni esterne, come i ballerini, alcuni ballerini che vedremo poi successivamente nella sfilata della zona di Pontedera e di Pisa, e un musicista di Castel del Bosco e anche dei cantastorie provenienti da Corazzano. Ecco, siamo alla battitura del grano, da dove poi usciranno fuori i chicchi. Sono i cosiddetti covoni, l'aia dove si fa la battitura. Ecco un tempo, diciamo, che molti ricordano, ma che forse le più giovani generazioni non hanno conosciuto. Ed ecco il pagliaio che veniva eretto dopo appunto aver raccolto il grano. Abbiamo anche un calesse. E qui ci sono rappresentati il fattore e la fattoressa, poi i popolani, i contadini con le loro famiglie. Erano giornate di festa, erano momenti in cui anche la giornata della mietitura era sì duro lavoro, ma poi veniva premiata alla fine con quello che era il raccolto di tutta la giornata. Anche Scoccolino ha cercato di ricostruire perfettamente quel periodo, nei primi anni del 1800, questo spaccato del mondo agricolo. Scoccolino non è nuovo a far ritrovare questa cultura agreste alla frazione, al paese di Samiato Basso. Qui siamo in un'altra rappresentazione scenica. E qui siamo nel momento in cui, a fine giornata, i personaggi hanno concluso le loro fatiche e quindi si lavano al pozzo. Vediamo anche che hanno cercato i rappresentanti di Scoccolino di portare anche avanti alcuni personaggi proprio provenienti dal mondo animale. Vediamo questi, se non sbagliamo, sono due porcellini. A sera, con cena e balli, viene festeggiato l'abbondante raccolto ottenuto in quell'annata. È questo, infatti, il tema che ha scelto quest'anno la contrada di Scoccolino. Come ho appena detto, infatti, si festeggiava con musica, con balli. È qui che viene, diciamo, è venuta fuori l'inventiva da parte di Scoccolino, ovvero di ricostruire un po' alcune parti scenografiche, forse un pochino più spettacolari, sotto una pergola, che veniva utilizzato per l'abbondante raccolto. Ci saranno poi i paesani che festeggiano a suon di musica, a suon di balli. Vediamo arrivare questa pergola trainata. Si beve, si mangia, si balla. Scoccolino conclude così la sua sfilata. Vediamo i fiaschi di vino che abbondano sulla tavola, i dolci, il pane, i personaggi più in vista appunto della giornata, e i popolani che cantano.
E questa rappresentazione ha riscosso notevole successo non solo fra i sostenitori di Scoccolino, ma anche nelle altre contrade. In attesa delle altre due contrade, ovvero Casale e Fauniana, vorrei ricordare che il programma della festa annuale, che quest'anno coincide con il ventennale della Fondazione Donatori di Sangue Frates di San Miniato Basso, il programma ha visto anche una ricca una settimana di iniziative a sostegno dell'associazione. E sono stati anche premiati alcuni benemeriti dell'associazione. Donare il sangue, e quindi per i Frates è stato anche importante effettuare queste premiazioni. Per 25 donazioni sono stati premiati Vladimiro Adorni e Bruno Serafini, medaglia d'argento per 15 donazioni a Massimo Bacchi, Imperio Landi, Pierluigi Lari, Umberto Pollini, Rocco Volpe, Franco Franchini, Ademara Guidi, Bruno Lippi, Rosanna Mannucci, Antonio Quitadamo e Luca Fiumalbi. Riconoscimenti sono stati anche poi dati ad altri nuovi iscritti e donatori: Sirio Bagnoli, Claudio Cicali, Marcello Cordovani, Piero Gronchi, Andrea Martelli, Maura Ponza, Paolo Toni, Andrea Baldini, Natalino Carmine, Michele Torre, Francesco Gianquinto, Sandra Meneguzzo, Antonella Giani, Michele Lembo. Ecco, questa è la lista dei premiati e benemeriti che sono stati appunto, a cui sono stati consegnati appunto questi riconoscimenti nel corso di una festa che si è svolta sabato 3 giugno. Con gli sbandieratori di Gallicano si apre la sfilata della contrada di Fauniana, colori bianco-neri. Fauniana al mattino ha presentato il suo consueto mercatino d'epoca, curato molto anche quest'anno nei particolari, e allestito da Luciano Beccari, Nari Teresa, Piero Mallia e Franco Gazzarrini. Le immagini intanto si soffermano su quello che sono gli sbandieratori di Gallicano, sono circa 30 rappresentanti di questa formazione che gira un po' nelle diverse piazze storiche italiane. Non per niente questi sbandieratori si possono fregiare anche del titolo italiano. Come dicevo, Fauniana al mattino, mentre ancora le immagini si soffermano sulle bandiere, Fauniana ha presentato il mercatino d'epoca, cioè l'osteria nel giorno di mercato. E stamani mattina sono state viste appunto le opere del pittore con alcuni quadri, i dolci fatti dai contadaioli che erano vestiti appunto con i costumi d'epoca. C'era anche un fabbro, che ha voluto, diciamo, riproporre al pubblico del Palio dei Quattro Canti le opere in rame, in ferro battuto, che si facevano una volta. Ma ci sono stati anche i contenitori, i cesti, tutte quelle decorazioni fatte a mano, le terrecotte di Montelupo. Terrecotte che sono state anche fatte in maniera particolare, fagioliere, tegamini da sugo,
le cosiddette bordolesi. Ma ora lasciamo da parte il mercatino, che rappresenta una perla per la contrada di Faugnana, e andiamo a vedere che cosa rappresenta Faugnana quest'anno nell'edizione del 1989, cioè nella cronaca di San Miniato relativa al tempo della dominazione francese. L'allestimento per quanto riguarda la ricerca storica si avvalsa del maestro Giuseppe Nicola Vallario, per la creazione dei costumi Sabrina Fantozzi e Mario Di Maggio, poi Aldo Lucchesi, come ci fornisce anche Faugnana, coordinatore per i costumi Richetta Franchini, Maurizia Gazzarrini, Tatiana Simoncini, Serafini Cafaro, Franco Gazzarrini e Graziano Lotti. Allestimento del corteo Nicola Vallario Giuseppe, Graziano Lotti, Franco Gazzarrini, acconciature storiche Renzo e Graziano, Carla Lombardi e Nerina Ficcadenti, trucco di scena l'estetista Enza. La coreografia del percorso è a cura di Paolo Meli. Ringrazia la contrada Faugnana anche i signori Francesco Reali, Cifone Luigi, Pino e Gina Neri per la loro gentile collaborazione. Questo ci è stato appunto pregato dalla contrada di Faugnana da parte del comitato di segnalarlo durante la loro sfilata e nel commento di questa sfilata attraverso le immagini televisive. Rivoluzione francese, rappresentato diciamo da un passaggio dell'esercito francese alle parti di San Miniato. Nell'anno del 1796 Napoleone Bonaparte, generalissimo delle armate francesi in Italia, distaccò dal suo esercito due colonne dalle sue colonne appunto alcune truppe e le inviò in Toscana, i cui granduca non si oppose al passo di tali truppe destinate a invadere per la parte di Siena lo Stato pontificio. Perciò circa 8.000 soldati francesi scesero all'Abetone, calarono a Pistoia e passando per Fucecchio giunsero il 25 giugno sotto San Miniato al luogo detto Osteria del Pidocchio. Da questo luogo, invece di andare verso Castelfiorentino, presero la via Pisana e andarono a prendere possesso di Livorno unitamente al generalissimo Bonaparte. La famiglia Bonaparte era oriunda saminatese, perciò al ritorno che fece Bonaparte da Livorno per ritornarsene alla sua armata sotto Mantova, passò per San Miniato alla fine del mese di giugno nel 1796. Faugnana ha trovato nell'archivio storico proprio un documento che riguarda questo passaggio. Nel mese di giugno del 1796, verso le 11 di notte, con il corpo militare accompagnato da alcuni generali e da circa 50 soldati a cavallo, andarono a smontare al palazzo del venerando canonico Bonaparte. Per circa 9-10 mesi moltissime truppe francesi continuarono a passare per San Miniato, chiamate dai Giacomini loro partitanti. Il 31 marzo 1799 fu mandato da Firenze un bando perché tutti portassero la coccarda francese di tre colori, cioè rossa, turchina e bianca, per non essere puniti come nemici della Repubblica. Il 2 aprile, spiega ancora la contrada di Faugnana, alcune persone di San Miniato del partito francese proposero di piantare l'albero della libertà prima che i francesi venissero a San Miniato, ed infatti in questo giorno, che era giorno di mercato, fecero cavare nelle grotte presso il convento di San Martino un albero con barbe e fronde e lo piantarono in mezzo alla piazza. In quell'occasione il cittadino Michele Bonfanti fece al popolo un breve discorso in lode della libertà e dell'uguaglianza. L'albero fu chiamato dai Giacomini rigeneratore, con molte altre cose contro i principi definiti tiranni. La sfilata appunto è incentrato su quello che ho appunto raccontato, appena letto, dal programma preparato dalla contrada di Faugnana. Anche Faugnana nelle precedenti edizioni ha tenuto molto all'allestimento e nella cura dei vestiti. Tra l'altro questi vestiti sono stati fatti proprio in casa, non sono stati ricercati da nessuna altra sartoria o della Toscana o anche fuori regione, ma sono stati proprio ricostruiti dai contradaioli. Quindi è un onore
anche per Fauniana aver gettato tutto il loro impegno in questa rappresentazione del conteggio storico. Ancora bandiere. Questi sono giovanissimi sbandieratori che sono riusciti a lanciare i loro mezzi, le loro bandiere e raccogliere poi queste bandiere. Seguiamo appunto queste evoluzioni. Occorrono molte ore anche di allenamento per riuscire, e anche una certa predisposizione ovviamente per riuscire in questi esercizi. Parte importante del corteggio storico è appunto anche questa fase riservata agli sbandieratori, a questi gruppi. Abbiamo visto i rappresentanti a chiusura della sfilata di Fauniana, i rappresentanti della partita in costume, partita in costume che inizierà appunto nel pomeriggio. Siamo così alla parte conclusiva della sfilata, ovvero la contrada di Casale, colori bianco-blu, la contrada nell'albo d'oro della manifestazione del Pari dei Quattro Canti, ha vinto nel 1984 e nel 1986. Ospiti della contrada di Casale sono il gruppo folcloristico, gli sbandieratori della contrada ormai famosa, lo possiamo dire in tutta la Toscana, di Sant'Andrea di Fucecchio. È un gruppo di sbandieratori che ha affinato la sua tecnica nel corso di tantissime manifestazioni che si sono avute in Toscana. Anche per loro che sono ospiti quest'anno nella contrada di Casale, ore e ore di allenamento per affinare la loro tecnica e nella parte ritmica e nella parte coreografica. La contrada di Casale si è sempre distinta per la sua estemporaneità nei vari argomenti trattati nel corso delle edizioni del Palio dei Quattro Canti. Ne vogliamo ricordare alcune prima di vedere poi quello che i colori bianco-blu rappresenteranno nelle edizioni quest'anno. Nelle precedenti edizioni del Palio la contrada di Casale si era divertita un po' a proporre vari temi, dalla Divina Commedia nel 1987 a quella del 1986, quando presentò le fantasie del Medioevo, ad altre ancora. Casale ha voluto sempre dare un tocco di originalità
nel suo corteggio, quasi per coinvolgere il più possibile i propri sostenitori, i propri contradaioli. Ancora Sant'Andrea, la contrada di Fucecchio, ospite di Casale, sui teleschermi, in queste immagini, in queste operazioni di volteggio delle bandiere. Casale quest'anno rappresenta qualcosa di inedito, qualcuno l'ha definito un accampamento di zingari d'epoca, altri lo definiscono come un momento di gioia di zingari che una volta nel Vardarno abitavano, secondo appunto Casale, in una borgata chiamata Ponte Alpidoglio, e si chiamava così perché sotto il ponte del Rio che attraversava la strada che da Firenze portava a Pisa e porta tuttora a Pisa, sostavano, ecco la carovana degli zingari, sostarono continuamente la carovana degli zingari. Durante la sosta si lavavano nelle acque di questo rio e si liberavano dai pidocchi. Fu così, secondo Casale, che il paese prese prima il nome di Pidocchio e poi il nome successivo di Pinocchio. Al di là dei veri riscontri storici, quello che interessa ai contradaioli e i responsabili della sfilata è quella di far vedere appunto la scena in cui gli zingari sono dietro a raccogliere le elemosine. E anche qui dobbiamo dire che Casale ha cercato di ricostruire abbastanza fedelmente questo spaccato, questi zingari, queste carovane di nomadi che si avvicinavano al borgo e che la gente dimostrava in un modo o nell'altro di gradire perché si ritrovava sempre per le strade per vederli passare. La contrada di Casale concluderà poi la sua sfilata con un carro che rappresenta l'accampamento degli zingari con la loro regina. Zingari che vanno alla ricerca di tutte le cose possibili e immaginabili, alla raccolta di tutto e di niente, come si dice. Zingari che rappresentano sicuramente però una parte importante nella storia dell'uomo. Casale nel suo documento che ha portato a conoscenza degli estimatori di questo palio fa sapere che non si sapeva da dove venissero questi zingari. Qualcuno diceva che fossero partiti dall'India, che fossero passati da Costantinopoli, affascinando il popolo bizantino con le loro maniere di lavorare il rame. Abbiamo visto appunto perché un precedente carretto era si vede appunto lavorare il rame, che avessero trovato asilo nel Montenegro, che infine fossero fuggiti in Europa, inseguiti da turchi. Lingua strana, come dicono, riti particolari, un mondo tutto loro. I vederli arrivare per loro, quindi, e per tutti era uno spettacolo sempre diverso. Non c'erano mai gruppi di zingari che somigliavano l'uno all'altro. Ecco come rappresenta Casale questa parte particolare di costume, cioè gli zingari, uno spettacolo, come dicevo, sempre diverso. Non c'erano mai dei gruppi di zingari che somigliavano l'uno all'altro. Le loro vesti avevano sempre nuovi colori, i giocolieri, i saltimbanchi, avevano sempre più giochi divertenti, le musiche erano sempre più trascinanti. E qui appunto si entra nel merito della sfilata in un afoso pomeriggio di giugno. Lo spettacolo arrivava con gli zingari e qui vediamo la musica. Ecco, la musica appunto degli zingari che con
con le loro canzoni raccoglievano anche le elemosine. Saltimbanco, giostra e giocolieri che si sbizzarrivano anche nei numeri più difficili. Quel giorno, racconta ancora Casale, nella carovana si faceva festa. Ecco infatti arrivare il corteo di uno sposalizio appena celebrato, con giovani vestiti a festa che ballavano insieme alla sposa. Infine chiudeva la carovana il carro della grande madre, ovvero della regina degli zingari. Sono queste le immagini che si concentrano appunto nel carro della grande madre, attorniata dai capi della famiglia. Era lei che decideva i matrimoni, spiega ancora Casale. Era lei che si incontrava con i capi della carovana, era lei che esercitava la giustizia nel campo. Fecero la loro sosta e così come erano arrivati se ne andavano, lasciandosi dietro l'eco delle risa e dei canti. Con questa rappresentazione Casale ha chiuso il suo corteggio storico.